Beh, noi non vogliamo assolutamente rinnegare il passato, perché Antonella, il programma è stato un grande trampolino di lancio per noi. Però oggi la storia è un po' cambiata, perché siamo tre ragazzi che facciamo musica, abbiamo il nostro repertorio, è normale che le persone adulte si sono affezionate a noi e hanno quell'immagine ancora di tre tenorini. Poi beh, noi... ne abbiamo davvero tanti, ma davvero tanti. Però ecco, penso che appunto siano quelli lì che ci fanno stare ancora con i piedi per terra, no? Perché abbiamo sempre ogni giorno da imparare cose nuove. E siamo davvero felici che abbiamo queste persone che lavorano con noi, questo team, la Sony, che abbiamo firmato quest'anno con loro, e siamo davvero felici perché abbiamo tutte persone intorno che ci trattano come tre ragazzi che vogliono inseguire il proprio sogno e a raggiungere l'obiettivo, e non come tre prodotti come fanno molte persone. Il volo sono tre ragazzi, no? Sono tre ragazzi, però il volo è una sola anima, sono tre voci ma una sola anima. La forza del volo è appunto perché siamo uniti. E spesse volte ci chiedono: ragazzi, ma voi dietro le quinte siete dei amici, noi siamo tre fratelli, perché sì, siamo costretti a vivere ogni giorno insieme, però riusciamo a farlo perché ci vogliamo veramente bene. Ma io volevo dire che molto spesso si dice, no, tre voci e una sola anima, no? Sì, sì, ma rispondiamo a tutto, però volevo aggiungere, che molte persone dicono, no, tre voci e una sola anima. Però penso che noi siamo tre anime e una sola voce, perché noi abbiamo tre emozioni diverse. Quando cantiamo penso che si sente. Beh, sicuramente la cosa importante è quella di cercare nuovi brani inediti, come abbiamo fatto con Grande Amore, perché sicuramente se canti O Sole Mio e Il Mondo in altre nazioni può risultare come una cosa interessante, affascinante, una cosa nuova, mentre in Italia comunque è cent'anni che si canta O Sole Mio e Il Mondo, quindi stiamo cercando canzoni inedite, sempre lo stesso genere musicale, noi non cambieremo mai, perché comunque è una cosa unica che ragazzi di 20 anni cantano il pop. Noi non abbiamo mai fatto lirica, non abbiamo mai fatto opera, infatti questo è il problema, che tantissimi italiani pensano che noi facciamo solo quello. In realtà è un po' presuntuoso da parte nostra tentare di cantare lirica, perché siamo tre ragazzi di 20 anni e ancora dobbiamo studiare, abbiamo tanto da studiare. Dei tre l'unico che in futuro ha voglia di fare lirica sono io. Infatti...